Vedete, c'è lo chef italiano che vi fa la pasta fresca al momento. Buonasera, chef. Scopriamo adesso la stanza, che è abbastanza spaziosa. Ogni occasione è buona per farsi pubblicità spudorata. Lasciarmi uscire, guarda che mai. Questa in realtà non stai a sognare. Mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello in beduì. Quello alle mie spalle è il Nubian Village e oggi scopriremo le stanze, le spiagge, i ristoranti e molto altro, così che tu possa farti un'idea della realtà di questo albergo e capire se è giusto per te. Guarda il video fino alla fine perché ti dirò quanto ho pagato e le mie considerazioni, gli aspetti positivi e negativi per chi è adatto a questo albergo e per chi meno. Poi, se volete prenotare questo albergo con un pacchetto, scriveteci su buongiornoegitto.com. Anche se volete solo le escursioni, diamo un'assistenza 24 ore su 24 e ai clienti attivi rispondiamo sempre entro 15 minuti. E adesso esploriamo il Nubian Village. Appena entrate vedo questo ATM, evitate quello ATM ragazzi, se volete cambiare i soldi ce ne sono molti altri, ma evitate Euronet e Credit Agricole. Qua sembra esserci il ristorante principale, qui ci sono i desk e adesso andiamo a fare il check-in. Ecco ragazzi, ci stanno mettendo il braccialetto dell'All Inclusive, con questo lo vedranno al bar e sapete che abbiamo da mangiare e da bere. Qui ci sono tutte le regole dell'albergo con gli orari, spuntino di mezzanotte, i servizi compresi e quelli a pagamento. Vicino a questa bella piscina centrale con una seduta circolare c'è quest'altra zona dove a quanto pare stasera ci sarà anche un buffet gala e lì c'è un bar, il bar vicino alla reception che è compreso nell'All Inclusive. Di là, qui c'è il baretto e qui c'è una macchina buona dove si possono cambiare i soldi. Fra un attimo andremo ad esplorare la stanza e il territorio dell'albergo, ma prima di tutto facciamo colazione, così conosciamo il ristorante. Questa è la sala principale, che è molto grande, illuminata di luce naturale. Lì già vedete il fornetto per scaldare il pane. Qui c'è un'ampia selezione di dolci, come al solito. Alcuni li vedo un po' secchi, onestamente, altri sono più freschi. Comunque, in genere, gli egiziani fanno i dolci molto bene. Qui ci stanno vari tipi di pane. Questo è il ragif, il classico pane egiziano, altrimenti pane dolce, pane integrale. Quest'angolo con le bibite, i succhi, la macchina automatica che fa il cappuccino, il caffè latte. Ovviamente non è come uno in Italia, ma va bene così. Qua inizia, diciamo, la parte tipo colazione inglese con uova sode, patate, salsiccette. Questo si chiama shakshuka, è una cosa egiziana, non si presenta benissimo certamente. Qui ci sono i fagioli, vediamo in quest'altro stand che è identico, ci sono salsiccette di tipo diverso, ma altrimenti il resto anche qui sono uova, fagioli e quant'altro. Qui di nuovo latte caldo, tè, caffè, un'altra macchinetta per fare il cappuccino. Questa sarebbe avena con l'acqua, ma sembra tipo quello che danno da mangiare nei film americani quando stanno in caserma. Mangia questa sbobba! Questa è sambusa, tipica dei paesi orientali. Il full, che è la colazione tipica egiziana a base di fava. Fitta meia faciolala! E questo è l'angolo sempre a me più caro, perché è dove fanno le omelette fresche e poi vi aggiungono cipolla, fanno uova all'occhio di bue, come preferite. Qui credo facciano delle crepe. Sì, ci sono crepe, waffle. Qui verdure, rughetta. Comunque, diciamo, non tutti fanno la colazione dolce come in Italia, quindi per esempio anche io mi piace la mattina mangiare formaggio con omelette e uova. Vari tipi di salse, altri formaggi molli, olio d'oliva, sembra anche abbastanza buono. Qui altri tipi di yogurt e frutta. Infine questo banchetto con dei cereali. Questa si chiama halawa, è un dolce tipico egiziano che vi consiglio di provare, è a base di sesamo, quindi anche dietetico. E altri elementi da aggiungere se uno prende i cereali, ci sono anche i canditi, vari tipi di marmellate e qui vari tipi di cioccolata, per esempio uno si prende il waffle e ci aggiunge un po' di cioccolata. Allora, intanto prendiamoci un caffè latte flat white. Ci mettiamo in questo tavolino. Chef, vaden munken wahda gibno basal. Intanto abbiamo ordinato
l'omelette, Gibne o Basel? Gibne formaggio, Basel e cipolla, e adesso prepariamo il piatto mentre lui la fa. Adesso, grazie di tutto ragazzi, qua scenderemo direttamente verso la stanza e intanto scopriremo il territorio dell'albergo. Appena usciti dalla reception troverete questo piazzale gigantesco con questa bella piscina. C'è anche una piscina più bassa lì per i bambini e qui c'è il bar con le sedie nell'acqua se volete bere direttamente mentre siete in piscina. Lì hanno messo questo cuore dove uno può farsi le foto di Instagram. Devo dire che per adesso la prima cosa che ho notato è che tutto è pulitissimo ed in ordine. Tutto intorno poi ci sono degli edifici. Quelle probabilmente sono le camere più economiche perché poi, come vedrete, cominciano questi bungalow dove sarà anche la nostra stanza che scopriremo più tardi. Qua accanto vedete questi edifici? Sono del Nubian Island, che è della stessa catena, ma costa un po' meno, un servizio un po' più basso. Qui subito poi c'è questo piccolo acquapark per i bambini. Ci sono certamente acquapark più grandi a Sharm, c'è un albergo intero gigante che si chiama Acquapark, ma certamente se siete con i più piccoli per divertirsi, per intrattenerli, è un'ottima opzione. Questa parte qua, vedete, è proprio per i bambini più piccoli, ha una profondità massima di 40 centimetri. Qui iniziano i bungalow. Questo albergo si chiama Nubian Village, cioè il villaggio nubiano. I nubiani, per chi non lo sapesse, sono quelli che abitano nella zona sud dell'Egitto e hanno spesso queste case lungo il Nilo con questi temi, questi triangolini scavati nella pietra. Tra questi viottoli la cosa che mi sta colpendo in maniera favorevole è la pulizia e la cura con i quali sono tenuti tutti i giardini, le piante, ci sono molti tipi di vegetazione diversa. Il posto è pulitissimo. Eccoci qua, stiamo andando verso la stanza, ci sono queste sorte di bungalow. Ecco la nostra stanza che è la 511. Scopriamo adesso la stanza. Non lo so, qui ci sono queste finestre, noi abbiamo il garden view che danno sugli altri bungalow, carino, piacevole. Le finestre, anche queste, hanno questi temi triangolari che ricordano appunto le case nubiane, come questi quadri che vedete qua sopra che rappresentano dei monili, delle collane che indossano le donne nubiane, monili tipici. Qui ci sono altre due abajur per leggere la sera. Qui c'è il telecomando con una lista dei canali italiani, Rai 1, Rai 2, Mediaset, e poi ci sono canali russi e ucraini. Quella è la televisione che vedete flat, non è grandissima ma insomma può bastare per quello che ci serve. L'angolino con Nescafè e tè di benvenuto, anche l'acqua che fa sempre piacere, soprattutto se magari uno viaggia, viene dall'aeroporto, sei stanco, è bello avere l'acqua. Il letto, sono questi nel nostro caso due letti singoli, puliti, relativamente morbidosi, ne ho sentiti di più morbidi, ma va bene, qui ci sono due cassettiere. I mobili certamente sono un po' datati, questo colore mogano scuro
Io personalmente preferisco temi più moderni, ma comunque, tutto sommato, quello che vi posso dire è che è pulitissima. Si sente la pulizia, si sente il controllo dei tour operator italiani, probabilmente. Questo è un frigo bar, un frigo appunto, anche questo è molto anni 50, con la zona sopra che diventa freezer. Buono ad averlo, si sente che funziona molto bene. Questa è il mobiletto con il ferro sopra per poggiare le vostre borse. Sentite in sottofondo probabilmente il suono dell'aria condizionata, cioè appunto l'aria condizionata digitale. Vediamo qui nel guardaroba cosa c'è. C'è un safe box con le istruzioni, una cassaforte. Questo è l'asciugamano da usare in spiaggia, che è una cosa particolare di questo albergo. Molti alberghi vi danno una sorta di carta che poi uno va in spiaggia, ti danno l'asciugamano e gli eredità. Invece qua al Nubia l'asciugamano dell'albergo ce l'avete, della spiaggia ce l'avete nella stanza. Un kit per pulire le scarpe e per cucire. Questo è per il laundry, ci sono delle stampelle, quindi ricavato nell'angolo del muro, molto comodo. E adesso soprattutto scopriamo il bagno. Il bagno, non abbiamo la vasca, abbiamo una doccia. Qui il solito specchio per guardarsi, lì c'è il filo che si può tirare se uno vuole lavare qualcosa o appendere i costumi. Asciugamani, il lavandino per fortuna qui l'hanno rinnovato perché è in ottime condizioni, Duravit. Qui ci sono shampoo, balsami, una saponetta, due saponette, shower cup, ci sono due bicchieri, il fono. Il fono funziona? Un po' a rilento, ma funziona. È arrivato. Proviamo la doccia. Si è messo un po' a diventare calda, adesso è bella calda e c'è una bella pressione. Certo, non è un bagno sexy, onestamente, per quello che ho pagato. Insomma, io i bagni li rifarei, ecco. Comunque sia, l'acqua calda c'è ed è piacevole. Qui ci sta anche l'accappatoio, che è sempre un accessorio importante, è piacevole averlo. Mi piace molto lo spazio della camera, mi piace questo concetto del bungalow, è pulitissima e quello è l'importante. Certo è che con una piccola rinnovatina in certi elementi, ad esempio qui, no, questa testiera di legno, per carità, bella, ma comunque si vede che ha una certa età, sarebbe una grande stanza. Andate a guardare il video del Tamra Beach, che è un albergo anch'esso gestito da un tour operator italiano che sta qui vicino. Vedete, una stanza essenziale, con niente di lussuoso, ma che certamente ha un feel più moderno di questa. Anche i pulsanti della luce, insomma. Comunque, tutto sommato, un'ottima stanza che ha tutto il necessario per passare una buona vacanza. Adesso si comincia ad intravedere il blu del mare, una vista davvero fantastica, fenomenale. Prima di questa piscina, sulla sinistra, c'è il mini club per chi ha bambini o chi è con i più piccoli. Prima della spiaggia ci sta questa piscina centrale molto bella, anche qui c'è il baretto dove potete bere direttamente, diciamo, seduti nella piscina del bar. Oh. Accanto alla piscina più profonda sempre c'è una piscina più bassa per i bambini, anche qui c'è un ristorante e poi qui questa bellissima terrazza sul mare, sembra veramente un balcone sul mare, una roba incredibile ragazzi, molto bello. Scendendo trovate qui questo campo da pallavolo in sabbia, una sabbia che sembra molto fine. Qui si può arrivare al bar, il bar sulla spiaggia, dove andremo fra pochi minuti. Prima scendiamo, vedete che ci stanno varie terrazze se uno vuole stare più tranquillo, più isolato, quindi si sviluppa la spiaggia su vari livelli. Vedete, ci sono moltissime sdraio, la spiaggia è lunghissima. Oggi siamo fortunati perché spesso Nacca è una zona ventosa, mentre oggi non vedo vento per niente. L'unico aspetto un po' negativo è un po' di bassa marea. Vedete che le rocce qui cominciano a uscire.
Ora, come succede spesso a Napca, per superare la barriera corallina ci sono questi pontili lunghissimi, enormi. Molte persone preferiscono entrare direttamente così nell'acqua. Vi consiglio in questo caso di portarvi le scarpette da mare, perché non è certo un'entrata facile, ci sono molte rocce che possono dare fastidio. Adesso voglio andare subito a fare snorkeling, poi prendiamo una sdraio. Vedete qui un altro bar. La spiaggia è davvero spaziosa, laggiù c'è un altro campo da pallavolo. Adesso finalmente stiamo per arrivare al pontile. Qui ci sono delle docce, anche queste un po' anni 80-90, un po' da film di Jerry Calà, però meglio di niente. Qui un'altra volta queste terrazze su vari gradoni, se uno vuole stare un po' più per affari suoi. E guardate qua che vista. Il pontile qua, come vedete, è bello lungo, ma vi assicuro non è il più lungo di Napca. Andando in quella parte ci sono dei pontili, delle volte che ci vuoi arrivare in bicicletta alla fine. Oggi siamo fortunatissimi, l'acqua è calmissima, quindi mettiamoci la maschera e scendiamo. Fare snorkeling in queste condizioni è sempre uno spettacolo. Come avete visto c'è molto pesce, abbiamo incontrato molti pesci chirurgo, pesci cannoniere, pesci angelo. Certamente, nonostante qua sia magnifico, dovete comunque tenere a mente che delle volte è molto ventoso e la corrente vi spinge. Quindi comunque dovete essere buoni nuotatori. Queste non sono le condizioni classiche di Napca. E poi qui, al contrario delle zone dell'altra parte dell'aeroporto, è molto profondo, quindi per chi è facilmente impressionabile può avere un po' paura a nuotare qua. Laggiù potete vedere le barche che stanno andando verso l'isola di Tiran, che è un posto molto bello, molto meno affollato dell'isola che non c'è. Se volete un'escursione più sofisticata e tranquilla, vi consiglio Isola di Tiran Deluxe, buongiornoegitto.com come al solito. Ogni occasione è buona per farsi pubblicità spudorata. C'è quella signora che sta da un quarto d'ora nella stessa identica posizione, una statua. Comunque, veramente, oggi si sta benissimo. Non so quanti giorni all'anno a Napca non c'è il vento, ma così è spettacolare. Una cosa che mi dà fastidio a Sharm, e succede in tutti gli alberghi, è che sta in spiaggia e ci stanno questi in continuazione che provano a vendere qualcosa. Se stavo per addormentare, questo qui non so che sta a vendere da 3 ore. 2 palle. Dovrebbero esserci dei banchetti, uno se vuole un servizio va lì. Comunque un albergo 4, 5 stelle, di essere tartassati così, non è solo qui, è dappertutto. A fianco del campo da pallavolo che abbiamo visto prima scendendo c'è questo palco, evidentemente delle volte ci fanno gli spettacoli, quest'area a sedersi, e sotto un bar, sotto qua c'è un bar, e poi direttamente sotto trovate immediatamente un altro bar, che dove andremo adesso a farci una birretta. Passare una birra, per favore? Birra? Sì, grazie. Sì, grazie. Vedete, qui poi hanno i succhi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, probabilmente ci sono... Nocciola. Caffè, cos'è? Questa è nocciola. La nocciola? Nocciola. Sì. Ok. La nocciola si scrive là. Grazie, caro. Me ne fai un'altra, per favore? Grazie, caro. Ciao. Ciao, capo. Ciao. Ci siamo tutti in Italia? Va bene, va bene. Ciao. Ciao. Eccoci qua al bar. Siamo con una birretta, sto trasferendo i file. Una bella spiaggia, la sabbia è molto fine, la gente si diverte, ci sono i ragazzi delle nazioni che passano in giro a intrattenere le persone, c'è chi gioca a pallavolo, si sta bene. Un ambiente di categoria media, non è certo lusso, ma tutto curato bene. Il bar qua, diciamo, una rinnovatina male non gliene farebbe. Prima di andare a cena facciamo un salto in palestra, così ve la faccio vedere, e al secondo piano insieme a questa spa, perlomeno penso sia questa l'entrata. Allora, is it possible to go to the gym? Yes, sir. You also have sauna here? Yes. Can I see it? Allora, qui c'è la spa, poi entriamo in palestra che sta di là. Qua c'è un salone se volete farvi i capelli. Queste credo siano le stanze per cambiarsi. Sicuramente fanno anche i massaggi. Ah, e questa è la sauna. Carina, piccolina, ma essenziale, quasi quasi ci vado un po' dopo.
Qui ci sono le docce e qui c'è anche una piccola jacuzzi. La palestra è piccolina ma molto carina, c'è tutto il necessario per allenarsi, rack, quelle cose per, come si chiamano, mi viene in mente, lat machine, insomma lo vedete da voi. Se uno sta in vacanza e vuole far risplendere i suoi muscoli nell'hotel, venite qui, state a posto. Era un po' caldino, non c'era l'aria condizionata, ma tutto sommato ottimo. Scopriamo che c'è da mangiare questa sera a cena, la sala è bella piena. Allora, come al mattino, appena entrate, in realtà ci sono i dolci, quindi qui frutta fresca, bellissime fragole, poi appunto i dolci che gli egiziani sono bravissimi sempre a farli, si presentano bene. Qui, se volete, vi tagliano anche il melone al momento. Grazie, chef. Buonasera. Questo sembra una sorta di Wellington. Wow, è la prima volta che vedo un Wellington servito in un all inclusive. Questo è tacchino con la salsa che potete metterci sopra, è fresco, lo chef ce lo taglia al momento. Questo è un altro tacchino ancora integro, mo prenderemo un po' di tacchino. E qui, come la mattina, c'è, diciamo, il buffet con del riso, carne alla pizzaiola, patate, carciofi ripieni, varie tipi di verdure cotte. Qui ci sono verdure fritte, pollo ripieno, riso in bianco, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Qui, dove la mattina fanno le omelette, invece la sera fanno la pasta. Qui ci sono involtini primavera, questa pasta con le patate e altra pasta che ve la fanno fresca. Vedete, c'è lo chef italiano che vi fa la pasta fresca al momento. Buonasera, chef. Qui ci sono pesce, pesce alla griglia, fatto fresco al momento. E qui poi alette di pollo, riso. Qui un altro buffet con moltissime verdure. Wow, qui c'è addirittura granchio, cozze, merluzzo marinato. C'è di tutto e di più, ragazzi, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Qui un'ampia selezione di insalate, c'è anche la rughetta che è sempre difficile da trovare in Egitto, cetrioli, pomodori e qui addirittura sushi. Mo non so come sarà sto sushi, lo proviamo. Però, insomma, avere il sushi, ci sono anche gamberi, vedo questo ragazzo ha, cercheremo anche i gamberi, qui c'è il wasabi con il ginger, la soia. Vabbè, ragazzi, una bella selezione. L'aspetto positivo che non ho enfatizzato stamattina, qui servono le bottiglie d'acqua, anche appena entrate nel ristorante, su ogni tavolo c'è una bottiglietta d'acqua, che è una cosa ottima, perché molti alberghi che fanno? Vi danno l'acqua dal dispenser, non l'acqua in bottiglietta, che è di qualità migliore, e inoltre uno se la può portare con sé durante la giornata. Quindi questa è veramente un'ottima cosa. Ragazzi, questo è il mio piatto per adesso. Wellington, un po' di pasta, sushi, involtino primavera, un mix assurdo. Vediamo un po' come va, buon appetito. Allora, iniziamo da questa pasta, non so come si chiama, sembra fatta con, ecco, mi sembra mischiata la soia. Buono, proviamo il fusillo al pomodoro. Buono, ben cotto. Comunque buona, bravo. Bravo chef Maurizio, molto buono. La salsa è proprio buona. E io sono un rompipalle, quindi, detto da me, proviamo il Wellington, mangerò un pezzetto. Di questo Wellington si può anche fare a meno. Se uno ha mangiato un vero Wellington è un'altra cosa. Però giustamente uno che pretende all'all inclusive, dai. Vediamo sto sushi, lo vedo un po' secco. No. Il sushi no. Qui c'è anche una sala esterna, se volete mangiare fuori la sera è molto piacevole. E qui stanno facendo dei gamberi freschi, proviamone un po' e vediamo come va. Grazie chef. Vediamo intanto come si pulisce per vedere se è cotto bene. Un po' troppo cotto. La cottura non è perfetta anche perché stava lì in padella, cuoce, però siamo riusciti a pulirlo. Il sapore è buono. Lui ha detto, ragazzi, cosa dire, una buona cena, un'ampia selezione. Per la prima volta la cosa che mi è piaciuta di più è la pasta. Quindi complimenti allo chef Maurizio, perché veramente penso che mi vado a prendere un altro piatto. Quello che ho ripreso è stata la pasta dello chef. Fare la pasta buona in Egitto non è facile, ancor di più in un all inclusive. Chapeau allo chef Maurizio, perché è per la prima volta che mi piace davvero una pasta italiana in un albergo.
qui dentro la sera, accanto al campo da padel, si tiene lo spettacolo dell'animazione italiana, il palco. Allora, ragazzi, perdonatemi, ma questi spettacoli sono sempre tutti la stessa cosa, quindi lo risparmio per il video. Venite qua nell'albergo e scopriteli, sono simpatici, fanno Mister Albergo, Miss Hotel, il karaoke, cabaret, insomma un po' di intrattenimento. Una mattinata splendida, veramente, in questo video siamo stati fortunati perché guardate come l'acqua stamattina, poi sono andato a colazione presto, sono tipo le 8 del mattino, non c'è nessuno in spiaggia, guardate che spettacolo. Un aspetto un po' antipatico, guardate adesso l'ora, sono le 9 del mattino e il pontile è ancora chiuso. Questo non è una cosa che mi piace tanto, cioè non è che siano le 6 del mattino, la gente si sveglia alle 9, alle 8, oggi non c'è vento, che è una cosa rara per Napoli, voglio andare a nuotare perché non possono. Mentre aspettiamo il Nescafè che aprono il mare, voglio dirvi quanto ho pagato e le mie conclusioni finali per chi penso sia adatto a questo albergo e per chi sia meno. Nella sua categoria, cioè di albergo di media fascia, questo è certamente uno degli alberghi meglio gestiti di Sharm el Sheikh. La presenza e il management italiano si vede e si sente. Io sono venuto qua anni fa, prima che ci fosse il tour operator italiano, e l'albergo era in condizioni molto diverse. Adesso le aiuole sono in condizioni impeccabili, la spiaggia la mattina è pulitissima, tutto l'albergo è tenuto bene, ben curato, lo staff è gentile, quindi è difficile trovare un elemento negativo nel contesto di quanto ho pagato. Ho prenotato su Booking e ho pagato 135 euro. Dice: Omar, tu vendi gli alberghi perché hai prenotato su Booking? Perché noi come tour operator abbiamo pacchetti da minimo una settimana, quindi per una notte ho prenotato su Booking. 135 euro è un buon prezzo, non è un prezzo eccelso. Adesso siamo a gennaio e ho visto altri alberghi come il Grand Rotana che stavano a prezzi molti più bassi e secondo me sono una tacca superiore. Comunque, tornando al Nubian, un albergo in cui veramente è difficile trovare una nota negativa, forse che siamo a Napca, che ogni volta per arrivare a Nama Bay o a Sharm el Sheikh ci metti 25-30 minuti e spesso il mare è ventoso e mosso, ma non in questa occasione siamo stati fortunati. Se è vero che è difficile trovare una nota negativa a questo albergo, è anche vero che è difficile trovare una nota eccelsa. Niente mi ha fatto dire wow. È tutto standard, tutto di buon livello, ma certamente non è un albergo sexy, non è un albergo adatto a chi va in luna di miele. Ci sono delle stanze, degli alberghi di lusso che tu vai lì e proprio e subito diventi eccitato dalla bellezza, dalla sofisticatezza degli elementi. Qua certamente non è così, non è un albergo di lusso, per intenderci. A chi lo consiglio? Secondo me questo albergo è adatto innanzitutto a chi piace stare in un ambiente italiano, la presenza dell'animazione c'è tanto e si sente, qui sono tutti italiani, sembra di stare in Italia, è un vero e proprio villaggio italiano, quindi per chi non parla altre lingue, a chi piace stare in un ambiente casalingo, fare balli di gruppo, danza, salsa e quant'altro, questo è certamente adatto. Per chi invece preferisce un ambiente più sofisticato, internazionale, certamente ci sono opzioni migliori. Se sei un grande amante dello snorkeling, continuo a pensare che ci sono posizioni molto migliori di questa di Napca. Se invece tutto sommato ti basta fare il bagno qui lungo la riva o sai nuotare molto bene, riesci ad andare sul pontile, va bene anche qua, ma tutto sommato io continuo a pensare che la barriera corallina dall'altra parte dell'aeroporto sia migliore di quella di Napca. Come avevo detto prima, da Napca per arrivare a Nama Bay o a Sharvecchia in macchina ci vogliono 25-30 minuti, che è sia un investimento di tempo che di denaro, perché il taxi o il transfer ti va a costare di più. Quindi se uno vuole uscire tutte le sere o stare vicino alla movida, magari questa non è la situazione ideale. Invece per chi vuole stare più appartato e non gliene frega di uscire dall'albergo tutti i giorni, anzi magari vuole stare in continuazione qui, questo va benissimo. La mia è un'opinione personale, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti se ci siete stati. Ognuno di noi ha una visione delle cose diversa ed è bello che sia così. Se venite al Nubian e volete dire la vostra, mettete il telefonino così come sto facendo io, mandatemi il video e io lo metterò nel canale, perché quello veramente che vorrei fosse questo canale è una piattaforma dove ci diamo consigli l'un l'altro.
E non dimenticate, se volete prenotare un pacchetto volo o solo albergo al Nubian, volete fare escursioni a Sharm el Sheikh, buongiornoegitto.com, ragazzi, diamo un'assistenza su WhatsApp a ogni ora, entro 5 minuti rispondiamo. E poi siamo trasparenti, vi diciamo le cose come stanno, nei lati positivi e negativi, e poi scegliete voi cosa fare. Adesso prendiamoci il nostro Nescafè. Per saperne di più sugli altri alberghi a Sharm el Sheikh, guardate i video nel canale, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Alla prossima.